Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione su Teletruria. Apriamo questa nostra edizione con la pagina dedicata all'economia. Il presidente della Camera di Commercio tira le somme relative al 2023 e guarda già al futuro con il riassetto al vertice di via Spallanzani. Siamo con il Presidente della Camera di Commercio di Arezzo Siena, Massimo Guasconi. Se n'è andato un 2023 positivo per l'economia aretina. Sì, abbiamo avuto dei dati importanti rispetto all'export, anche se c'è stato nella parte finale dell'anno un ridimensionamento, ma abbiamo comunque numeri estremamente positivi. Ovviamente per il resto abbiamo anche qui un dato che comunque riguarda il turismo, che diciamo, le attese sono poi definitivamente, per la parte definitiva dell'anno, anche queste molto positive sugli livelli del 2019, quindi ante-Covid, e ovviamente un'economia domestica che comunque anche con delle luci ed ombre però si è mantenuta anche con un'edilizia, quindi un comparto costruzioni che ha continuato in qualche modo a tenere banco anche in questo 2023. Gli indicatori per quanto riguarda i livelli occupazionali sono eccellenti. Gli indicatori sono positivi, abbiamo avuto una riduzione del tasso di disoccupazione e un aumento del tasso di occupazione. È chiaro che qui ci si confronta sempre con la ricerca di particolari professionalità che spesso non vengono trovate e che se ci fossero state avrebbero ulteriormente aumentato il livello occupazionale. E poi nel mese di gennaio sarete costretti anche ad un passaggio fondamentale, obbligato, quindi la nomina del nuovo consiglio e del nuovo presidente. Certo che noi siamo, il nostro mandato è finito, sta finendo proprio in questi giorni, quindi attendiamo che venga ovviamente convocato da parte del Presidente della Regione Eugenio Giani l'insediamento del nuovo Consiglio e sarà quello, diciamo, l'occasione nel quale ovviamente inizieranno il periodo elettivo in cui verrà eletto il Presidente e ecco, di conseguentemente la Giunta e quindi i nuovi organi. Quindi noi abbiamo concluso il nostro mandato quinquennale. Voltiamo pagina adesso, una visita in Val di Chiana, andando anche oltre e una particolare all'albero dell'amore che ama da sempre. Vittorio Sgarbi ha scelto la terra aretina per fare gli auguri di buon anno. Un tour attraverso la terra aretina da Sansepolcro a Castiglion Fiorentino, dove ha visitato Santucce, Madonna del Bagno, fino a arrivare a Lucignano, una terra particolarmente amata. Gli auguri di buon anno sono partiti da lì, con una critica a chi sposa il male, ha detto Sgarbi, per il bene ed un elogio alla bellezza, quella appunto dell'albero della vita. Una visita in cui ha fatto da Cicerone o da Novello Virgilio proprio il sindaco Mario Agnelli, amico di sempre di Vittorio Sgarbi. Ma sentiamo le parole del professore davanti all'albero della vita. Auguri di buon anno, che sia veramente buono, che sia veramente fortunato, che sia veramente di resistenza contro il male. Auguri. Torniamo in studio per parlare di un ulteriore argomento, il doppio concerto al Petrarca per Oida. La grande richiesta di biglietti ha fatto decidere la fondazione per duplicare il concerto diretto dal maestro Alessio Tezzi. Programma di questa sera, maestro Tiezzi. Sì, il programma è un programma abbastanza tipico per Capodanno, nel senso che non mancheranno in conclusione i classici austriaci, viennesi, valzer e polche, ovviamente, come non mancherà anche la attesissima Marcia dei Radeschi. Ma partiamo dalla Francia con un programma un pochino più particolare. Iniziamo con Bizet, che è sicuramente un brano molto conosciuto, molto noto, ma seguiamo con un brano un po' particolare che è Mio il bue sul tetto, un brano appunto del Novecento che è interessante perché prende ispirazioni da temi popolari brasiliani, quindi samba e musiche dal Carnevale di Rio, ma ha un sapore anche novecentesco, quindi più colto. C'è stato un assalto ai biglietti come raramente si era visto. Quest'anno, come accennavi, siamo addirittura stati costretti a fare due repliche, costretti felicemente, più una prova aperta, quindi saremo costretti in futuro ad allargare il teatro.
Con il lavoro si costruisce dignità, il videomessaggio del presidente Antonio Mazzeo e del Consiglio regionale. Care toscane, cari toscani, buon anno, buon inizio di 2024. Così, tramite un videomessaggio, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha augurato a tutti i toscani un buon 2024. Il primo pensiero è andato ai territori colpiti dall'alluvione dello scorso novembre, con il presidente dell'Assemblea legislativa toscana che ha rimarcato l'impegno nei confronti di famiglie e aziende. L'anno che si è appena concluso è stato un anno difficile per la nostra regione. L'alluvione ha colpito con durezza il cuore pulsante della Toscana. Tante famiglie hanno perso il proprio alloggio, tante imprese sono ancora chiuse in difficoltà. Noi stiamo cercando di mettere in campo tutte le risorse possibili perché riparta l'economia e la vita di quei territori. Nel videomessaggio Mazzeo ha evidenziato la centralità del lavoro, ricordando a questo proposito il progetto Casa Toscana, tramite il quale piccole e giovani imprese della regione hanno trovato spazio nella Silicon Valley. È stato un anno in cui abbiamo avuto la capacità di saper portare tante piccole e giovani imprese toscane in Silicon Valley. Alcune di loro hanno colto grandi opportunità, altre hanno avuto la possibilità di conoscere nuovi mercati, perché il lavoro per noi deve essere sempre l'ossessione. Solo costruendo nuovo lavoro si costruisce più dignità. È una provinciale, la 27, fondamentale per chi si sposta da una parte all'altra della Val di Chiana. Collega infatti la zona di Castiglion Fiorentino a quella di Fogliano della Chiana. Il ponte, da tempo in condizioni precarie, non è stato ancora sistemato. Cartelli indicano di procedere con cautela. La sollecitazione arriva dal sindaco di Castiglion Fiorentino, che in un post sottolinea l'immobilismo della provincia, sollecitando l'intervento per la sistemazione e la messa in sicurezza. Un grande maestro, Alvaro Losano, ha diretto la coro orchestra nel concerto di Capodanno a Cortona. Capodanno in musica a Cortona, un bellissimo concerto, sindaco, è il modo migliore per dare il benvenuto al 2024. Sì, innanzitutto auguri a tutti per un buon 2024 e oggi siamo qui per festeggiare il primo dell'anno, l'anno nuovo appunto, con un concerto di alto livello della coro orchestra, un'orchestra nata tra virgolette per scherzo nel 2020 durante la pandemia, che oggi sta dando grande soddisfazione al comune di Cortona, all'amministrazione, ma soprattutto a tutto il territorio, e sta girando per tutta Europa. Quindi ecco, per noi è molto importante avere un'orchestra diciamo comunale, che possa dare lustro ancora di più al nostro territorio. Ci sono tante persone, segno che la musica davvero fa piacere sentirla, ascoltarla e soprattutto richiama, no? Tante persone. Ma secondo me quale migliore occasione di cominciare il primo dell'anno proprio con un bellissimo concerto di un'orchestra sinfonica. Io credo che non ci sia veramente miglior auspicio per questo 2024, e perché la musica è la possibilità di avvicinarsi alle persone, di ragionare sulla cultura e soprattutto di essere tutti più inclusivi. Coro orchestra proseguirà? Assolutamente. Nonostante quello che succederà alle prossime elezioni, perché abbiamo anche la tornata elettorale nel giugno, io auspico che una realtà come questa possa davvero tagliare tanti altri traguardi nei prossimi anni. Sindaco, la preoccupa il 2024? Assolutamente no, lavoriamo come sempre, cerchiamo di portare un contributo maggiore al territorio, ai nostri concittadini, basta lavorare con onestà che non dobbiamo aver paura di nulla. Cambiamo adesso argomento per parlare dell'assemblea al Circolo Acli di San Leo, chiesto un intervento risolutore per dirimere una situazione che è diventata insostenibile per il pallaio del quartiere.
Le immagini parlano da sole, non necessitano di ulteriori commenti. Degrado e sporcizia la fanno da padrone dello spazio che ospita la struttura del Pallaio a San Leo. Non si tratta di una zona lontano dai centri abitati, perché proprio al centro di quella che fino a poco tempo fa era una frazione che oggi fa parte a pieno titolo del nucleo urbano di Arezzo. Quella struttura viene costruita anche con il contributo di soldi pubblici e oggi versa in uno stato di totale abbandono. Da più parti si è sollecitato un intervento, c'è stato un incontro al Circolo Acli a cui ha preso parte anche l'assessore Federico Scapecchi. Noi come ufficio sport abbiamo messo delle risorse nel bando di qualificazione dell'impianto in San Leo, perché ci sono delle piccole cose da sanare, però ultimamente diciamo le frequentazioni del parco, ci sono state alcune lamentele, alcune segnalazioni anche alla Polizia Municipale, hanno destato un po' di malcontento nella popolazione, quindi era doveroso essere qui oggi. Quelli sono problemi che si risolvono anche con una buona frequentazione dell'impianto sportivo, e stiamo lavorando con il gruppo sportivo di San Leo per giungere appunto al più presto possibile ad una nuova gestione con l'amministrazione che appunto investirà le risorse previste nel bando per la sistemazione dell'area. Presidente, poi c'è anche un problema legato alla luminosità, è una zona troppo buio. Anche questo è un altro dei problemi, ma ora per ora ci occupiamo di vedere, di risolvere il punto di ritrovo di tanti anziani, di tante famiglie durante l'estate, che era un punto molto importante tutto del Pallaio. Quindi vediamo di recuperarlo, vediamo di dare un'iniezione a ragazzi giovani che possano creare il futuro di questo bel punto di ritrovo per i sanleotti. Tre quarti di secolo di onorata attività. La fine del 2023 ha decretato lo stop alla Bottega di Gragnano, autentico punto di riferimento gastronomico per l'intero territorio tiberino e non solo. Un negozio a conduzione familiare, conosciuto ed apprezzato da più generazioni di avventori sin dalla seconda metà del secolo scorso. Era infatti il primo ottobre del 1948 quando Roberto Calabresi, assieme alla moglie Giuliana, ai genitori Adelfo e Aldo, ai congiunti Benedetta, Rosa e Irma, dette impulso ad una struttura che nella frazione di Gragnano si impose presto come classica bottega, con la particolarità di essere sempre aperta al pubblico, festivi compresi. E siamo giunti alla conclusione di questa edizione. Prima dei saluti, uno sguardo alla nostra programmazione. Questa sera, infatti, dopo il telegiornale delle 20:30 potrete assistere a Newsline dentro la notizia, oggi a cura di Simona Santi Laurini, che si occupa di servizi bancari online. Sarà poi la volta di 9:10 informazione ed attualità. La serata proseguirà con una puntata speciale di Bengodi dedicata ai 60 anni delle farmacie di Arezzo, ad un simposio sull'educazione alimentare. Alle 23, consueto appuntamento con In Compagnia di Alessio. È tutto, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i programmi di Teletruria.